Se sto ancora a 83 anni in mezzo al campo, nelle palestre, tutti i giorni a curarmi dei bambini, è perché qualche cosa riesco a salvare. Una vita intera sui campi di polvere e terra, quando gli unici tornei erano quelli di quartiere, quando i palloni che si appesantivano strisciando nel fango li dovevi cucire con l'ago più grosso, quando bastava che il pallone oltrepassasse la linea disegnata col gessetto su una strada sterrata per far sognare la Coppa del Mondo. E poi, ancora, il cammino verso i primi veri tornei, le categorie maggiori, la Serie D, la tradizione dello Scirea Cup. Una vita intera dedicata al calcio. È quella di Mario Narciso, simbolo, factotum, esempio e anima del calcio di Bernalda e non solo. Quella vita intera e tutto ciò che può ancora dare, ora è conservato in un museo. Un progetto voluto fortemente dallo stesso Narciso e dalla sua famiglia, che abbiamo avuto il privilegio di vedere in anteprima. Si trova nei locali dell'ex liceo scientifico e sarà inaugurato il 9 maggio. È veramente un museo, non una mostra fotografica. Qua si troverà di tutto, dai primi passi del calcio bernaldese, che va dagli anni 30 ad oggi, diciamo, conservo documentazioni storiche di quei tempi, e in futuro poi è stato più facile. Ricostruito davvero attraverso i trofei, le foto, gli articoli di giornale. Questo però è un museo, tu mi racconti, è un museo in continua espansione, no? Espansione, perché sicuramente quando sarà visitato, troveranno dei difetti, troveranno degli accorgimenti da fare che io accetterò. Io ho sempre chiesto a tutti di darmi una mano almeno per allestire la cosa, ma purtroppo te la sei voluto vedere da solo con l'aiuto della mia famiglia e tutto il resto. Comunque, accetterò tutti i consigli che mi verranno dati, perché questo sarà un museo sempre in continuazione. Ci avviciniamo ad un'altra fotografia simbolo, no? Che tu non a caso hai messo all'ingresso di questo museo. La domanda che io ti faccio da factotum, perché tu hai ricevuto anche dalla Siriti del premio Factotum dell'anno, quanti chilometri di strisce hai disegnato sui campi? Più che chilometri, sacchette di calcio. All'epoca la calcio si scioglieva in un secchio e con un barattolino ti facevo tutto il campo. Si faceva a mano addirittura, e sono quintali di gesso e chilometri e chilometri e chilometri da spezzarsi la schiena.